Castello, ovviamente ultima solo per una questione di ordine cronologico e non per importanza. Siamo nei giorni clou dell'inizio di stagione, perché oggi si chiude le presentazioni, domani la squadra si ritroverà con coach Marco Cardani, avrà inizio quindi ufficialmente la stagione 2022-2023 della Unicusano PL Livorno. Arriviamo a presentare un giocatore importante che arriva dalla Serie A2, già questo ci dice la caratura del ragazzo, un giocatore che Marco Cardani ha avuto 3 anni con lui tra Bernareggio e Capodorlando, quindi un giocatore che ha grande feeling con il coach e c'è stima reciproca tra i due, e un giocatore che per caratteristiche io scommetto che entrerà molto facilmente nel cuore dei tifosi, perché salta, schiaccia e stoppa un po' tutti. Quindi un applauso enorme per Mario Luzzo. Passo la parola al presidente Roberto Creati per l'introduzione. Sì, intanto ringrazio Ghiomelli, Bistro e Garden, e Riccardo, che mi fa piacere di aver incontrato prima, e tutti voi di essere presenti, anche la stampa che ci ha seguito in questo ciclo di presentazioni che è iniziato circa 2 mesi fa, che si conclude oggi. Era importante fare anche spesso un punto della situazione e presentare tutti i giocatori che sono con noi. E da domani fortunatamente il pallone ricomincia a rimbalzare sul parquet, e così poi i discorsi li facciamo un po' meno e facciamo i fatti, e sono convinto che la squadra saprà darci delle soddisfazioni senza avere addosso troppa pressione, ma avendo la giusta ambizione, il giusto equilibrio per cercare di arrivare ai risultati che ci siamo posti. Modu è per caratteristiche un giocatore importante e riflette anche un po' la tipologia di giocatore che abbiamo messo in squadra. È un ragazzo del 99 che ha già maturato esperienze importanti in B e nel campionato di A2, e quindi un giocatore con ancora ampi margini di miglioramento, ma che ha un'esperienza e ha già giocato a livelli importanti, e questo secondo me può essere una garanzia, come lo sono altri che fanno parte della squadra. È un po' un filo conduttore. Dopo le conferme di Lenti e Campori, è stato il nostro primo obiettivo di mercato, non facile da raggiungere perché metà A2 e tutte le squadre di Serie B di vertice hanno cercato di chiudere l'accordo con lui. Siamo quindi contenti che lui abbia deciso, anche grazie alla presenza di coach Cardani e al lavoro che ha fatto Giuseppe, di sposare il nostro progetto e quindi venire a Livorno. Penso che, come diceva Alessandro, sarà un giocatore importante nel roster, come gli altri che abbiamo scelto. E a questo punto siamo all'ultima presentazione. Ripeto, domani iniziamo, e dovrà essere un percorso che ci porterà all'inizio del campionato in crescendo, e sono convinto che questa squadra potrà migliorarsi anche durante il campionato, e alla fine speriamo di riuscire a farci un bel regalo tutti insieme a giugno, che sarebbe la cosa più importante. Quindi do il benvenuto a Modu e ringrazio voi per tutti. Il nostro press era informatissimo su tutto, come ha fatto durante la campagna, perché durante la campagna acquisti io, il press e il coach abbiamo lavorato sempre assieme, confrontandoci e condividendo ogni scelta. E quindi quando c'è stato da parlare di Modu non c'è stato bisogno neanche di una parola in più, bisognava prenderlo a tutti i costi, perché è un giocatore fortissimo, molto verticale, gli piace saltare, piace lo saltare, no, è un problema, adesso non gli piace saltare, però e questo per noi era fondamentale per dare quella profondità che serve al gioco di coach Cardani.
Detto questo, io penso che più che presentazioni, parlare, io penso che sia giusto trovare il modo e la maniera, dalle prime partite che ci saranno, ufficiali o amichevoli, di venire a vedere la squadra, di venire a vedere l'operato dei giocatori. È sempre importante il vostro abbonamento, perché abbiamo bisogno sempre del vostro... l'abbonamento è un po' un qualcosa per dire... ci piace quello che state facendo, ecco, e questo sarebbe veramente qualcosa di importante. Detto questo, ritorno la parola a Alessandro, che gestisce, se c'è qualche intervento. Io passerei subito il microfono a Modu, in modo per fare una presentazione di quello di giocatore che sei e cosa significa per te essere qui con la maglia della PL addosso. Buonasera a tutti, mi chiamo Modu Giuffo, sono il centro di PL Livorno. Sono molto contento di poter portare questa maglia. Mi hanno parlato anche dei tifosi dell'ambiente che c'è qua e non vedo l'ora di vedervi al palazzetto. Passo io ai giornalisti. Francesco, se c'è qualche curiosità, Francesco Paducci, ti va. Tu al momento a Livorno sei la persona più meglio di ogni altra, poi dici qualcosa su di lui che noi ancora non sappiamo, sul suo modo di allenare, sul suo modo di impostare le partite, sul tipo di gioco che fa. Marco è un allenatore che piace far lavorare individualmente, che secondo me che potrà far migliorare tutti, che siamo una squadra giovane, così. Per me è la motiva che sono venuto qua, lui fa parte, perché è uno che ti fa migliorare, ogni volta ti fa fare gli allenamenti tosti, si gioca duro. Si va, si corre aggressivo in campo, non si molla nulla, quindi è per quello che mi piace. E poi c'è un'altra cosa, quello che mi ha spinto per firmare qua è venire di salire in A2. Pensavo che sarei sentato il quale tifosi quando ti dovevano giocare, invece hai anticipato, cioè fatto su, vabbè. Direi che se non ci sono altre curiosità, qualcuno vuol fare una domanda, siamo a posto, ringraziamo di nuovo Ghiomelli per l'ospitalità, benvenuto Modu e spazio alle porte.